Allora, grazie a tutti, buongiorno, sono contento che nonostante lo sciopero vedo un nutrito numero di persone che sono accorse per incontrare il professor Latouche, che ringrazio molto della sua presenza. L'incontro di oggi è, diciamo così, nel solco di quello che per chi ci conosce un pochino meno, quindi magari non ha seguito le altre nostre attività, è nel solco del nostro lavoro in corso sostanzialmente, quindi i nostri momenti culturali che ISMO organizza abbastanza, diciamo così, con una cadenza abbastanza definita, più o meno di mese in mese. E in particolare in questo si inserisce nel percorso che ormai risale a circa un paio d'anni fa, che si chiama, abbiamo chiamato Candide, in onore, diciamo così, di Voltaire e soprattutto in onore del fatto che questo percorso ha come obiettivo principale quello di stimolare, attraverso i diversi incontri che abbiamo fatto, ragionamenti e pensieri che vanno oltre il presente, oltre quello che stiamo vivendo oggi, per provare a capire anche se ci sono spazi immaginari per immaginarsi futuri diversi, quindi per avere, come dire, capire le logiche del presente, ma essere in grado di andare oltre queste logiche e provare a capire se ci sono spazi e opportunità nuove. Da questo punto di vista, naturalmente, l'incontro con il professor Latouche ha un'importanza molto rilevante, proprio perché la decrescita è un tema di cui se ne parla, credo, ormai tranquillamente da più di 20 anni, ma che negli ultimi tempi ha avuto un'impennata in termini anche di riconoscimento, in termini di media e quindi in termini, diciamo così, di allargamento di visione delle persone sostanzialmente. Oggi più che mai ci troviamo in un momento di passaggio, lo stesso professor Latouche in uno dei suoi libri sottolinea il fatto che ci troviamo in un'epoca, forse alla fine di un periodo storico per certi aspetti, quindi in un momento sicuramente di passaggio, in un momento in cui il futuro diventa un elemento importante, un elemento fondamentale, e l'immaginario che noi oggi ci portiamo, in particolare collegato al modello capitalistico, al modello consumistico, certamente è un modello che in questo momento sta dimostrando le sue, diciamo così, le sue falle, i suoi limiti per certi aspetti. E su questo noi cercheremo appunto, attraverso questo incontro, di discutere proprio, di provare a capire col professor Latouche quali opportunità ci sono. Oggi si parla di crisi, forse di crisi si parla ormai da 30 anni, come dice sempre il professor Latouche, se ne susseguono una dietro l'altra e siamo sempre in crisi sostanzialmente. Come dicevano i cinesi, la crisi è anche una grande opportunità, non è solo un momento di rottura, è anche un momento di costruzione. Ecco, io credo che questo incontro ci possa aiutare a focalizzare alcuni elementi per capire come si può costruire o provare a costruire diversamente. Sostanzialmente in questo incontro noi avremo una prima parte dedicata diciamo così, alla relazione del professor Latouche, che durerà all'incirca un'oretta, 45 minuti, un'ora, dopodiché avremo lo spazio per poter ragionare insieme a lui, quindi, come dire, avere l'opportunità di avere un dibattito e di scambiare un po' delle nostre idee. Questo naturalmente sempre nel solco di quello che è un po' il nostro stile, che è quello di avere l'opportunità di condividere, di avere degli spazi con chi ha immaginato, pensato, ragionato e studiato su alcuni temi, e avere l'opportunità di condividerlo con tutti noi, che a volte lo viviamo senza rendercene conto, a volte lo subiamo senza rendercene conto. Questo credo che sia una grande opportunità, come sempre, per poter discutere, per poter capire meglio quello che ci sta intorno. Peraltro il termine decrescita di per sé è un termine che riduce, riduttivo, quindi nel pensiero delle persone è sempre qualcosa non di positivo nella percezione. Cercheremo di capire rispetto a
una notevole, diciamo, produzione letteraria del professor Latouche, e quindi ai suoi studi, alla notevole quantità di studi che sono stati fatti, che cosa da questo punto di vista in realtà la decrescita rappresenta e che cosa può rappresentare, anche in una dimensione, se volete, un po' ineluttabile, perché in questo momento ci troviamo in una condizione dove non potremo decidere, come dire, per così tanto tempo, forse siamo già in un momento in cui decidere diventa difficile, eh? E quindi, tra virgolette, questa ineluttabilità ci porterà comunque in una direzione piuttosto che in un'altra. Alla fine, dicevo, della relazione avremo un po' di spazio per provare a raccogliere le domande e quindi provare a rispondere. Naturalmente so che c'è, come dire, il tema dello sciopero è un tema caldo, spero vivamente che in realtà si riesca ad avere un momento anche di dibattito piuttosto consistente, perché credo che l'occasione sia sicuramente molto più ampia, come si dice. Prego, professore. Sì. Grazie, si sente? Buonasera a tutte e tutti, grazie a Lismo per l'opportunità di presentare il progetto della decrescita. Allora, abbiamo intitolato questa relazione, La decrescita, una sfida per il futuro. Che cos'è la decrescita? Molto spesso ora, soprattutto, i giornalisti dicono: ma siamo in decrescita e non è né felice né serena né eccetera. Questo dimostra che non hanno capito niente a che cos'è la decrescita. Devo dire anche che non sono sempre aiutato da miei amici, penso all'amico Maurizio Palante, che è il profeta della decrescita felice, perché lui definisce la decrescita come la decrescita del PIL. Allora lui dice: ma è felice perché si produce meno merci e più beni, meno valori di scambio e più valori d'uso. Produrre meno valori di scambio e soprattutto produrre più valori d'uso è una buona cosa, ma questo non è veramente perché questo porta a fare confusione tra la decrescita e la recessione e la crisi. No, la decrescita è, si deve essere chiaro, è uno slogan, non è il simmetrico della crescita, è uno slogan provocatorio. E Federico ha detto che già da 20 anni, no, non 20 anni, non si usava, nessuno usava la parola decrescita prima di 2002. Bisogna essere chiaro, è uscito la prima volta in Francia, poi l'abbiamo tradotto in italiano, facile nelle lingue latine, in italiano, in spagnolo, è possibile, nelle lingue anglosassoni, eccetera. Allora questo è un rompicapo, ma è un'altra cosa, è un altro discorso. Allora è uno slogan per significare la necessità di uscire non dalla crescita, perché la crescita è una bella cosa, tutti gli organismi vogliono crescere. Solo che non è, viviamo in una società di crescita, si tratta di uscire dalla società di crescita, non dalla crescita. E che cos'è la società di crescita? È una società che è stata fagocitata da una economia di crescita. E che cos'è un'economia di crescita? Un'economia, la nostra, capitalista, che non ha per fine che crescere all'infinito. Non si tratta di crescere per soddisfare i bisogni di tutti, che sarebbe una bella cosa, e anche per questo la decrescita non è il progetto di far decrescere tutto, perché anche per i paesi più sud, soprattutto, se c'è bisogno ancora di far crescere alcune cose. Beh, la cosa che, di cui si deve uscire è la società di crescita, una società che è basata sulla crescita infinita, crescere per crescere. E questo naturalmente è impossibile, non è né
né sostenibile né auspicabile. Questo un bambino di 5 anni lo capirebbe, solo che i nostri governi non lo capiscono, e anche noi, perché, come diceva una dei rarissimi economisti che l'aveva capito, il grande Kenneth Goulding, colui che crede che una crescita infinita è compatibile con un pianeta finito, e sia un pazzo sia un economista. Sicuramente i nostri governi sono pazzi, ma noi siamo tutti più o meno economisti, perché siamo stati economicizzati. Siamo vittime della colonizzazione dell'immaginario, e oggi la colonizzazione dell'immaginario significa l'economicizzazione dell'immaginario. Allora, la decrescita è uno slogan, una bandiera dietro della quale si può raccogliere tutti coloro che vogliono uscire dalla società della crescita o della società dei consumi che ci porta alla catastrofe. E dietro questo c'è un progetto. Allora, se volevamo essere rigorosi e un istituto serio come realismo si deve essere rigorosi, dovremmo parlare di acrescita, con questo A greco privativo che ritroviamo dentro la parola ateismo, e precisamente si tratta di diventare ateisti della crescita, agnostici dell'economia e dello sviluppo. E una volta diventati ateisti della crescita, affrontare la realtà per creare un futuro sostenibile, che potrebbe, come l'ha spiegato bene il mio collega inglese Tim Jackson, una società di prosperità senza crescita. Titolo del suo bel libro, Prosperity Without Growth. E noi diciamo che la medesima cosa, una società d'abbondanza frugale. Allora si vede che in questo progetto ci sono due aspetti. Un aspetto negativo, uscire dalla società dei consumi o dalla società della crescita, e un aspetto positivo, costruire una società d'abbondanza frugale o di prosperità senza crescita. Uscire dalla società dei consumi. Perché dobbiamo uscire dalla società dei consumi o dalla società della crescita? Perché questa società è al medesimo tempo assurda, insostenibile e non è neanche auspicabile. Assurda perché, e per questo che un bambino di 5 anni lo capirebbe, che per questo il grande Marx, non Karl, ma il più grande di Karl, Groucho Marx, fate venire un bambino di 5 anni. Allora un bambino di 5 anni capirebbe bene che questo, che con una crescita infinita, il pianeta finito non può soddisfare. Basta pensare che con un tasso di crescita del PIL, ma un tasso che nessun governo, e soprattutto Matteo Renzi, non vorrebbe avere 2% di crescita all'anno. Se prolunghiamo questo tasso di crescita su una lunga periodo, 2000 anni, ma 2000 anni che cosa sono? Per l'uomo, anche sapiens, 30.000 anni, e senza parlare della specie Homo, 2-3 milioni di anni. Su 2000 anni, questo porterebbe a moltiplicare il prodotto interno lordo in 160.000 miliardi di volte. 160.000 miliardi di volte, potete prendere il vostro calcolare, e così. Questa è la conseguenza di ciò che il vostro ex ministro dell'ambiente, l'amico Giorgio Ruffolo, chiamava il terrorismo delle interesse composte. Il terrorismo delle interesse composte. Quando ero bambino si imparava alla scuola che se si metteva un soldo d'oro, se l'avevamo messo alla banca
dal tempo di Carlo Magno a un tasso di interesse di 5% circa, oggi avremmo dei pianeti d'oro, ma sarebbe possibile, non esistono dei pianeti d'oro. E invece che in tasso, è per questo che non possiamo rimborsare il debito. Nessuno rimborserà il debito, è impossibile, perché il debito globale è impossibile rimborsarlo. Perché il mondo reale, il problema è questo, che il mondo, la ragione geometrica è bellissima, la matematica è bellissima, ma il mondo reale non è matematico. Il mondo reale obbedisce non alle leggi della matematica, obbedisce alle leggi della fisica e della termodinamica. Allora, c'è la seconda legge della termodinamica, cioè la legge dell'entropia. L'economia, gli economisti si sono dimenticati che l'economia reale, non l'economia teorica. L'economia teorica può svilupparsi nella sfera matematica, ma l'economia reale si svolge nella sfera, obbedisce alle leggi della termodinamica e alla legge dell'entropia. Il litro di petrolio che abbiamo bruciato nel carburatore non l'abbiamo più e non l'avremo mai più, forse miliardi d'anni, ma per l'umanità, l'umanità non potrà godere del petrolio, e questo è importante perché il petrolio, abbiamo già sopravvissuto probabilmente il picco di Uber, e il petrolio non ci sarà più, e tutta la società di crescita funziona sul petrolio, senza petrolio si chiude subito. È per questo che ora cercano di sfruttare le energie della disperanza, il gas di scisto, l'energia nucleare e tutto questo che porta a distruggere ancora più velocemente il mondo. E allora è un'assurdità, non è sostenibile. Bon, allora non è sostenibile. Lo sappiamo, o dovremmo saperlo, soprattutto gli italiani, dopo il primo rapporto al Club di Roma, in 1972, Limits to Growth, i limiti dello sviluppo, traduzione sbagliata, ma così. E ora, se non abbiamo ascoltato ancora prima del primo rapporto al Club di Roma, il bel libro che era un best-seller in suo tempo della Rachel Carson, La primavera silenziosa, ma ora ci sono talmente rapporti, il rapporto di Nicola Stern al governo britannico, il rapporto del Pentagono americano, il rapporto, e poi soprattutto oggi i rapporti dell'IPCC, il GIEC, il gruppo intergovernativo sull'evoluzione del climato. Allora ogni 4 anni c'è un rapporto, solo che ogni 4 anni il rapporto è più terribile del primo, e quello, ora siamo al 5º rapporto, e questo è terribile perché dice che se non cambiamo strada, in 2030 più o meno sarà la fine del mondo, più o meno, prenderemo alla fine del secolo 5 gradi, e 5 gradi, 2 gradi, il quarto diceva 2 gradi è gestibile più o meno. Per Venezia sarà difficile, ma è difficile, ma non è impossibile, ma 5 gradi, c'è poco speranza. Allora, ora abbiamo un indice che tutti conoscono più o meno, alcuni anni fa quando ho iniziato le mie conferenze, no, nessuno conosceva, ma ora tutti più o meno conoscono questo, è l'impronta ecologica. Allora, che cos'è l'impronta ecologica? È l'impatto del nostro modo di vivere sul pianeta. Tutto ciò che produciamo, consumiamo, buttiamo nei rifiuti, si traduce finalmente in una certa superficie di terreno. Viviamo su un pianeta limitato, come l'ho detto, 51 miliardi di ettari. Ma tutti questi ettari non sono bioproduttivi, e gli esperti hanno valutato più o meno lo spazio bioproduttivo a 12 miliardi di ettari.
Allora, se eravamo 6 miliardi, oggi siamo, non siamo un po' più di 6 miliardi, se eravamo 6 miliardi avremmo 2 ettari a testa sfruttabile. Ha detto che lo spazio, l'impronta ecologica sostenibile più o meno è 1,8 ettaro. 1,8 ettaro che si rappresenta più o meno 2 volte un terreno di calcio. Se sovrappassiamo nel nostro modo di vivere, consumare, produrre, riciclare le rifiuti, il mondo non è sostenibile. Allora su questa c'è tutti i paesi del mondo, la linea nera è 2 ettari, si vede che già mediamente sovrappassiamo lo spazio bioproduttivo sostenibile, e l'Italia, particolarmente l'Italia, si trova in qualche parte qua, con 5 ettari più o meno di impronta ecologica, come la Francia più o meno. Si vede che ci sono dei paesi virtuosi, dei paesi che sono ancora peggiori di noi, i nostri amici americani. E il primo sono gli Emirati Arabi Uniti, che vogliono fare sci nel deserto. Allora, questo per l'impronta ecologica non è molto buono. Questo è un po' vecchio, questo è più recente, ma non ci sono tutti. Allora, questo 1,8 ettari. Allora, come è possibile sovrappassare l'impronta sostenibile? È possibile perché, per 2 ragioni, perché ci sono dei paesi virtuosi e, contrariamente a ciò che dicono i miei colleghi, non sono i paesi del nord che aiutano i paesi del sud, sono i paesi del sud che aiutano i paesi del nord. Basta pensare che noi nel nord, che siamo meno di 20% della popolazione mondiale, consumiamo più di 86% delle risorse naturali del mondo. Allora, questi paesi virtuosi sono tutti i paesi africani, un po' dell'Asia, un po' dell'America Latina, sono questi paesi, ci sono ancora di più, questi di tutto un... Bon. Allora, questo... Ma anche questo non basta, perché purtroppo oggi, questo è 2008 e ancora non si è molto cambiato delle cose. Allora, l'istituto che ha fatto le ricerche su questo in California hanno inventato, come c'è la giornata del lavoro, la giornata della donna, eccetera, c'è la Offshoot Day. L'Offshoot Day è il giorno dell'anno dove l'umanità mediamente ha sovrappassato la capacità di rigenerazione della biosfera. E quest'anno, l'anno scorso, l'Offshoot Day era in agosto. Significa che sovrappassiamo già la capacità di rigenerazione della biosfera di 50%. Anche con malgrado la dieta degli africani, che fanno tutto per aiutarci, consumando poco come i cittadini del Burkina Faso, che hanno un'impronta ecologica di meno di 1/10 di ettaro, malgrado tutto questo non basta. Allora, com'è se è possibile? È possibile perché facciamo come il figlio prodigo della Bibbia. Viviamo più sul patrimonio che non solo sul reddito, ma anche sul patrimonio. Divoriamo le risorse non rinnovabili. Non rinnovabili. Tutto ciò che è, soprattutto il petrolio, ma non solo il petrolio. Il petrolio è sicuramente il carburante della crescita, ma è anche il carbone. E allora, questa società è basata su una triplice illimitatezza. Illimitatezza della produzione, che significa illimitatezza della distruzione delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, illimitatezza del consumo, e per consumare, perché il nostro stomaco è limitato, per consumare all'infinito si deve creare sempre dei bisogni sempre più artificiali, creazione dei bisogni artificiali, questo. E poi che il risultato che è produzione
l'illimitatezza nella produzione di rifiuti che porta all'inquinamento dell'aria, della terra e dell'acqua. E questo è una tragedia. Vengo da Parigi, in questi momenti c'è il picco di inquinamento dell'aria, ci sono una densità di particelle nell'aria che sovrappassa la capacità normale, che fa che ci porta a dei malattie polmonari, la bronchite, sono la bronchite cronica, eccetera. Bon. Ma questo peggiora sempre e porta anche su più a più lungo termine, al cancro, eccetera. E allora si capisce che questo sistema non è sostenibile. Ma non è neanche auspicabile. Che non sia auspicabile, anche alcuni economisti onesti, come un vecchio esperto della Banca Mondiale che alcuni anni fa si è suicidato, che non è Stiglitz, anche Stiglitz è bravo, si è suicidato recentemente, molto più primo, prima di Stiglitz, Hermann Daly. Hermann Daly, bravo, ha capito che la crescita naturalmente poteva migliorare il benessere, ma poteva anche distruggere il benessere, perché con l'inquinamento precisamente genera dei malattie come si deve pagare. Allora si deve spendere sempre di più, non per migliorare il tenore di vita, ma per conservare la salute, per conservare un minimo o provare di conservare. Allora lui ha detto, bon, la crescita ci porta a spendere per riparare la distruzione generata dalla crescita stessa e anche per compensare i difetti che lei genera, lo stress, perché con la crescita siamo sempre più stressati, abbiamo l'insonnia, eccetera, dobbiamo prendere dei prodotti sonniferi, eccetera, che sono dei veleni, e tutti quanti. Allora ha avuto l'idea di dire: il prodotto interno lordo a capita misura il benessere statistico, che è la somma di tutti i prodotti che sono venduti sui mercati o assimilati a questi prodotti con i servizi delle amministrazioni. E allora, di fronte a questo, se sottraiamo le spese di riparazione e di compensazione, avremo più o meno il benessere vissuto in fondo. E allora l'ha definito come genuine progress indicator, l'indicatore dell'indice del miglioramento vero del benessere. E questo, no. E allora si vede su questo grafico, su questa slide, che la prima curva è il prodotto interno lordo a capita degli Stati Uniti tra 1950 e 2000. Allora si vede che c'è una crescita con un po' di movimento, ma più o meno il trend, c'è la tendenza alla crescita. E poi il Genuine Progress Indicator è questo indice del miglioramento. Allora si vede che fine agli anni 70 le due curve sono più o meno parallele, e effettivamente questo è il periodo del miracolo italiano, così che il miracolo, il trentennio dorato, periodo dove dopo la dieta della guerra c'è un vero miglioramento, la crescita è vera. Dopodiché si sa che il sistema, il capitalismo, si è finanziarizzato, siamo entrati nell'era di una crescita speculativa, fittiva più o meno, e finalmente che non ha portato al benessere, al miglioramento, ma è sempre più difficile, anche se c'è un po' di crescita, statisticamente è più difficile mantenere il tenore di vita, perché dobbiamo spendere sempre di più
perviverà sempre meno bene. E questo è verificato per tutti i paesi che l'hanno calcolato. La Francia non ha voluto calcolarlo, ma sicuramente sarebbe verificato. E i paesi del nord l'hanno fatto, e anche è verificato con una. È rafforzato per altri tipi di curve, come questo che è l'indice di salute sociale, che incorpora la disoccupazione, la copertura sociale, sicurezza sociale, eccetera, eccetera. Ma più recentemente un istituto inglese che si chiama la New Economics Foundation hanno avuto l'idea di valutare una cosa un po' scandalosa per gli economisti, anche se l'economia viene di questo, che è la felicità. Si sa che la felicità è una cosa che viene con la modernità. Prima c'era la beatitudine nel cielo, ma il nostro rivoluzionario francese Saint-Just aveva detto questa parola famosa, almeno in Francia, che la felicità è un'idea nuova in Europa, nel tempo della rivoluzione francese. E gli economisti si sono impossessati della felicità, ma la felicità si misura con il consumo, e finalmente che cos'è la felicità? È il prodotto interno lordo e capitale. Allora, questo istituto ha voluto prendere sul serio questa cosa e chiedere alla gente: guadagnate di più, siete più felici. Allora, hanno fatto un indice Happy Planet Index, la misura della felicità a livello dei diversi paesi del mondo, e l'hanno fatto come un indice di indici, tre dimensioni. La prima cosa è la speranza di vita alla nascita, perché si pensa che se la speranza è solo 30 anni, in rapporto a dei paesi che hanno una speranza di vita di 70 anni, 80 anni, il paese è meno felice, la gente è meno felice, è abbastanza ragionevole. Seconda dimensione è l'impronta ecologica, perché se un paese ha un'impronta ecologica insostenibile non ha futuro, e invece se ha un'impronta ecologica futuro è sostenibile. E la terza dimensione, che è più problematica, è ciò che gli anglosassoni chiamano le subjective well-being, il sentimento di benessere, di felicità. E è valutato anche dall'ONU, che fa delle inchieste, tutta una serie di inchieste. Si può anche introdurre delle dimensioni oggettive come il tasso dei suicidi, eccetera, ma soggettivamente si chiede alla gente se si sente felice o non felice. Allora questo fa arrabbiare gli economisti ufficiali, perché la Francia ha un indice il subjective well-being è molto debole. I francesi, quando si dice siete felici, dicono no. Allora si fa arrabbiare i miei colleghi, dicono dovrebbero essere felici. Sì, felice. Allora è interessante, vediamo qua. Si vede che gli Stati Uniti sicuramente hanno il più grande prodotto interno lordo. A capita sono al rango 4, bon, ci sono altri paesi più piccoli come il Lussemburgo che hanno. Bon. E poi questo è l'indice dello sviluppo umano, questo che ha fatto Amartya Sen, che introduce il livello di educazione e della salute. Non cambia molto, non è un indice molto rivoluzionario. Gli Stati Uniti fanno un po' meno, sono al rango 10. Si sa che Cuba fa un po' meglio perché la salute è buona a Cuba e che l'educazione. Ma allora per la felicità sono al rango 150, ho detto che realmente negli Stati Uniti la felicità è molto limitata. Bon, allora questo è la Cina, il Giappone, la Germania, l'Italia. Allora l'Italia, vedo che la felicità
C'est-à-dire la Francia per la felicità, significa che i francesi non sono molto felici. Gli italiani sì, perché gli italiani c'è tutta una parte dell'Italia dove si conta o oh, sole mio, eccetera. Bon, ma bon, e allora la Russia naturalmente si vede che è ancora peggiore grazie a Putin. Bon, e perché hanno neanche, non hanno anche la libertà, allora sì, sì. E allora chi sono i paesi felici? Allora questo ci sono due anni, 2006 e 2008, credo. Allora, ma è interessante, primo rango Vanuatu, Vanuatu perché c'è un bel sole, si può ballare, c'è un po' il mare, non ho bisogno di guadagnare molti soldi, fatto l'amore piuttosto che la guerra, e va bene. È meglio che la Russia e meglio che gli Stati Uniti. Poi Costa Rica, Colombia, Costa Rica, non so se Colombia perché hanno la droga, ma la Francia, non Panama, e poi l'Italia, qua, 64, gli Stati Uniti. Questo l'altro 2008, un po' diverso, Costa Rica, dipende anche dalle statistiche che sono disponibili, ma non è come tutte le statistiche. Naturalmente cioè, significa qualcosa, ma non si deve prendere nessuna statistica come una parola di Vangelo, una cosa. Come diceva il grande ministro della regina Victoria Gladstone, i cattolici avevano inventato tre tipi di bugie. La bugia per parola, per atta e per astinenza, credo. Gli economisti hanno inventato una quarta forma di bugia, che è la statistica. Allora, la conclusione è che la società dei consumi, la società della decrescita, non è sostenibile e non è auspicabile. E allora dobbiamo faremo meglio di uscire di questa società. E questa era l'opinione del mio maestro Ivan Illich, che diceva dobbiamo uscire dalla società di consumo, non tanto perché non è sostenibile, ma soprattutto perché non è auspicabile. E finalmente il messaggio della decrescita in rapporto ai messaggi degli anni 70 è la sintesi delle due cose, perché negli anni 70, in 68, c'era al medesimo tempo gli ecologisti che dicevano la società non è, se questa società non è sostenibile, i sociologi che dicevano non è auspicabile, si vive come dei coglioni e si deve uscire per questo. E noi diciamo sì, dobbiamo fare la sintesi dei due e costruire, secondo punto, costruire una società d'abbondanza frugale, di decrescita serena. Questo è il lato positivo del progetto. Ma non si deve pensare la decrescita come un'alternativa, ma come una matrice di alternative. Non si farà una società d'abbondanza frugale nel medesimo modo nel Texas e nel Chiapas, nel Senegal e nel Portogallo. Perché una volta liberati dalla ciappa di piombo dell'economicismo, dell'uomo a una dimensione, dell'homo economicus, si ritrova la diversità culturale, la diversità dell'umanità che deve trovare la sua strada per costruire un futuro sostenibile. Gli amerindiani vogliono costruire come summa cosae, buon vivere, rispettando la Pachamama, eccetera, hanno la loro strada noi dobbiamo inventare la nostra strada. Ma tutti i progetti di uscire dalla società dei consumi per costruire una società sostenibile devono obbedire precisamente in rapporto all'insostenibilità della società dei consumi, una società sostenibile. Allora c'è il livello della concezione, che diciamo che il denominatore comune di tutti i progetti della decrescita, che ho cercato di sintetizzare sotto la forma di un circolo virtuoso,
Giacomo Virtuoso delle 8 R. Voilà. Rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare. Là si deve fare, c'è una cosa sbagliata, non sono io che l'ho fatto, c'è un errore, si deve ridistribuire, che è la conseguenza di ristrutturare, poi rilocalizzare, ridurre, riutilizzare e riciclare. E naturalmente tutto questo implica la resistenza per ritrovare la resilienza. E poi c'è il nostro simbolo, la lumaca, e allora questo, allora torniamo indietro, voilà. Allora, bon, rivalutare significa cambiare i valori sui quali è basata la società di consumi, la concorrenza sfrenata, che è un altro nome della guerra di tutti contro tutti, la ricerca di fare denaro il più possibile, l'egoismo, la dominazione della, la distruzione della natura, dobbiamo ritrovare dei rapporti di armonia con la natura, non più trattare la natura come un predatore, ma da buon giardiniere. E poi, se cambiamo i valori, questo porta a cambiare i concetti. E soprattutto i concetti alla base dell'economicismo, la scarsità che è stata inventata più o meno con il capitalismo, la privatizzazione dei comuni e che si continua oggi con l'espropriazione dei contadini di un dono della natura che è la fecondità delle semi con gli organismi geneticamente modificati. Poi ristrutturare significa cambiare le strutture del sistema, il modo di produzione, di produrre le cose che produciamo, eccetera, e che porta a ridistribuire, perché il sistema ora ha portato a una disuguaglianza su scala globale, anche a tutti i livelli, dal punto di vista della ricchezza, ma anche dai diritti sulla natura. E poi rilocalizzare, ne parleremo dopo, allora non dico per questo, che ritrovare il senso del vivere localmente, al medesimo tempo a livello economico, culturale, politico, poi ridurre l'impronta ecologica, ridurre lo spreco, ridurre anche gli orari di lavoro, e poi riutilizzare piuttosto che l'usa e getta, e ciò che non si può essere riutilizzato, riciclare. Poi da questa concezione che chiamo l'utopia concreta della decrescita si può trarre significa una rottura rivoluzionaria in rapporto alla logica della società dei consumi, e diciamo anche al capitalismo, si può trarre un programma politico, ma un programma politico deve essere adatto al luogo, non si può fare un programma politico per i cittadini della Bolivia o del Congo, eccetera. Allora ho proposto in 2007 in un articolo nel Monde Diplomatique un programma politico in 10 punti per la Francia, ma penso che fino a un certo punto vale ancora per l'Europa. E allora, bon, recuperare un'impronta ecologica uguale a un pianeta, perché è la condizione del futuro, integrare i costi di trasporto, perché i trasporti distruggono molto l'ambiente e consumano molto l'energia, sono responsabili per 30% delle emissioni di gas a effetto serra, allora si deve almeno limitare il più possibile i trasporti e far pagare il prezzo reale, perché il prezzo reale significa i costi delle autostrade, eccetera, ma anche i costi delle malattie generate del cambiamento climatico e delle emissioni di particelle che in questo momento inquinano Parigi.
e poi rilocalizzare le attività. Allora questo è importante, rilocalizzare significa demondializzare. La globalizzazione, mondializzazione è stata il più grande trasloco planetario, è un gioco di massacro su scala globale, che tutti i paesi si distruggono l'uno l'altro, e allora si deve ritrovare il senso del locale. Poi restaurare l'agricoltura contadina, vedete, un'agricoltura senza pesticidi, senza concimi chimici, e senza la monocultura che distrugge la biodiversità, e poi trasformare gli aumenti di produttività in riduzione del tempo di lavoro, e creare anche dei tempi di lavoro, stimolare la produzione di questi beni relazionali come l'amicizia, la conoscenza, eccetera, e favorire anche la produzione dei beni, come dice Maurizio Palante in rapporto ai merci. Poi ridurre lo spreco di energia. Allora, perché ho messo un fattore 4? Perché in Francia abbiamo un'associazione di ingegneri che hanno calcolato, che si chiama l'associazione Negawatt, Watt negativo, hanno calcolato che la più grande sorgente di energia è l'energia sprecata, e che si potrebbe godere del medesimo confort condividendo da 4 l'energia consumata, strutturando le case meglio, soprattutto in Italia, molto per l'Italia, dove c'è un spreco di energia gigantesca, e organizzando anche meglio i rapporti tra gli spostamenti, tra lavoro e alloggiamento. Poi penalizzare le spese di pubblicità, perché la pubblicità è il veicolo privilegiato della colonizzazione dell'immaginario, e allora non la proibiamo di un giorno all'altro, ma diciamo che la facciamo pagare molto. Poi decretare una moratoria sull'innovazione tecnico-scientifica. Allora, non siamo contro la scienza e contro la tecnica, ma siamo contro il fatto che questa scienza e questa tecnica ha perso la coscienza, e dobbiamo riappropriarsi di questo, e non più lasciato la ricerca pubblica tra le mani delle imprese transnazionali, e fare decretare che tipo di ricerca vogliamo, se vogliamo favorire l'agricoltura, le ricerche per l'agricoltura produttivista o per l'agricoltura biologica, per l'agroforesteria, eccetera, per la medicina ambientale che permette di evitare i cancri, o per la medicina genetica che pretende di curare dopo i cancri. Poi riappropriarsi della moneta, perché se la moneta, come diceva Aristotele, è un bene comune, non dobbiamo lasciarla tra le mani delle banche private. E allora, come dico spesso, su questo programma sono stato eletto Presidente della Repubblica, e subito metto in applicazione questo programma, e la settimana dopo sono assassinato. Allora, questo non significa che non si può fare niente, ma sicuramente i tempi non sono ancora maturi per realizzare un programma così. Bon, ma ora siamo a tempo, come ricordato Federico, in crisi, e dobbiamo pensare a una transizione. Anche oggi è di moda la parola transizione in Francia, e il governo cosiddetto socialista vuole fare la transizione ecologica. Allora dobbiamo cercare la transizione e risolvere i problemi. Allora, il più grosso problema ora è la disoccupazione, perché la disoccupazione è una tragedia per i disoccupati, e è una stupidità, perché ci sono milioni di lavoratori che lavorano come pazzi 10-12 ore, ancora in Cina 18 ore al giorno, e milioni di ex lavoratori che dovrebbero lavorare, ma che non trovano lavoro, soprattutto i giovani. È un spreco gigantesco, e molto spesso si dice
giornalisti che non hanno letto niente sulla decrescita dicono ma con la decrescita va ancora a favorire la disoccupazione perché si produrre meno, perché effettivamente come si siamo legati a un sistema che lega strettamente il lavoro al tasso di crescita, se non c'è crescita non c'è ancora più disoccupazione, solo che oggi con i tassi di lavoro, i tassi di crescita di meno di 2%, la distruzione di posti di lavoro continua, c'è un piccolo crescito e non risolve il problema. Allora dobbiamo trovare e dobbiamo uscire di questa logica. È abbastanza facile trovare la soluzione, è più difficile metterla in applicazione. Quando si chiede all'esperto di la soluzione. Allora, ho fatto l'esperto recentemente per la Grecia, i deputati greci Verdi mi hanno invitato a Bruxelles e mi hanno chiesto nella situazione della Grecia cosa i partigiani della decrescita cosa proporrebbero per la soluzione. Beh, la nostra soluzione sarebbe in tre punti che sono rilocalizzare, riconvertire, ridurre. Rilocalizzare, allora rilocalizzare significa demondializzare. E demondializzare significa ritrovare, ricreare un tessuto economico, un tessuto industriale, un tessuto produttivo. L'obiettivo, come diceva il grande economista del XX secolo, che non era un partigiano della decrescita per niente, ma era un grande economista, John Maynard Keynes, lui diceva le idee devono circolare il più liberamente possibile, i merci il meno possibile, i capitali assolutamente no. E abbiamo fatto esattamente il contrario, perché oggi i capitali circolano alla vitezza di un clic su internet, i merci, il libero scambio, circolano molto facilmente, e la merce che circola almeno sono i diritti, e queste sono le idee, allora questo c'è la barriera è più forte. E allora rilocalizzare significa, la prima cosa, chiudere l'emorragia, perché oggi ogni giorno ci sono molti posti di lavoro che vanno fuori, soprattutto nel Veneto, nella terza Italia, anche degli imprenditori si suicidano di tanto in tanto, sono disperati, sono strangolati dalle banche che abbiamo salvati e che fanno pagare ora gli altri. E allora la prima cosa è fermare l'emorragia e poi rilocalizzare tutti questi posti di lavoro e non più fare questa partita del gioco di massacro su scala globale che distruggiamo l'agricoltura cinese e creiamo dei milioni e milioni di mingong che si accumulano nelle periferie inquinatissime delle metropoli cinesi e allora in conseguenza distruggono nei nostri posti di lavoro, nell'industria, eccetera, e non siamo più capaci di produrre ciò che consumiamo. Dobbiamo produrre non tutto naturalmente, ma produrre almeno 80% di ciò che consumiamo. E poi la seconda cosa, riconvertire. Allora dobbiamo fare un grande programma di riconversione ecologica dell'energia sicuramente, perché tra poco non ci sarà più petrolio, neanche alla fine carbone e uranio, almeno l'uranio 235. Donc sviluppare l'energia rinnovabile, ma non per fare una crescita infinita, no, per soddisfare i bisogni fondamentali. Allora le energie rinnovabili sono adatte per la riconversione locale, perché senza trasportare l'energia, si può immaginare se non ogni casa, ogni piccolo paese con la sua le pale eoliche, l'energia solare, l'energia
del suolo, eccetera, soprattutto in Italia dove c'è una forte sorgente di energia geotermica. E poi allora riconvertire naturalmente, e se dovrebbe, dal momento che c'era il primo rapporto del club di Roma, quando si deve pensare che Aurelio Peccei era ingegnere della Fiat, si deve pensare che l'industria della macchina non aveva futuro, e si deve prevedere fare un grande programma per la riconversione dell'industria automobile, per fare dei trasporti pubblici, dei trasporti in comune, o per fare anche delle altre cose, come la proposta di Maurizio Palante di fare di termo, per fare al medesimo tempo, per sfruttare l'energia termica e produrre l'elettricità nelle case. E poi la riconversione anche di tutte le industrie e attività che sono inutili, nocivi, come abbiamo parlato della pubblicità, e sviluppare l'agricoltura, la riconversione dell'agricoltura. Un'agricoltura ecologica non sarà come un'agricoltura arcaica con 80% della popolazione attiva nell'agricoltura, ma almeno sarebbe ragionevole avere 10-15% della popolazione attiva che lavora per soddisfare il bisogno più importante, che è il bisogno dell'alimentazione e del cibo. Basta, oggi è una cosa assurda, negli Stati Uniti non c'è più la categoria contadino, non esiste più, c'è solo l'agroindustria, e non esistono meno di 1% della popolazione attiva. Noi siamo ancora a 3 o 4%, ma è ridicolo. E poi ogni giorno ci sono ogni 5 minuti c'è un contadino che sparisce e che non è rimpiazzato. E poi ultima cosa, ridurre gli orari di lavoro. Allora abbiamo avuto in Francia un presidente che si è candidato con un slogan di un'assurdità incredibile: lavorare di più per guadagnare di più. E la cosa che mi arrabbia sempre è che i miei colleghi economisti, sia di destra sia di sinistra, non sono scesi nella strada per denunciare la truffa di un slogan che è assolutamente contrario alla legge, al dogma più forte dell'economia, la legge del mercato, perché se si lavora di più fa accrescere l'offerta del lavoro, e se l'offerta cresce e la domanda non cresce fa crollare il prezzo del lavoro, va detto il stipendio, e effettivamente se si lavora di più si guadagna di meno, questo si è verificato negli ultimi anni. Allora non potremmo dire lavorare meno per guadagnare di più, questo non è stupido e si è verificato nella storia, ma potremmo dire come i socialisti 20 anni fa, lavorare meno per lavorare tutti, e se il lavoro diventa una cosa rara si deve condividere il lavoro, ma diciamo noi lavorare meno per vivere meglio, per ritrovare queste dimensioni della vita che sono stati schiacciati dall'ideologia del lavoro, e ritrovare ciò che per i nostri antenati era molto più importante che il lavoro, la vita contemplativa. Basta pensare che ancora nel XVI secolo vostro Baldassare Castiglione, nel suo libro Il Cortegiano, lui scrive che il buon principe deve dedicare più tempo alla vita contemplativa che alla vita attiva. Provate di spiegare questo a Matteo Renzi, sarebbe interessante. Credo che il buon principe, colui che vuole fare il buon governo, come l'ha illustrato Ambrogio Lorenzetti sui muri del Palazzo Comunale di Siena, deve passare più tempo a leggere, a fare la filosofia, a meditare, a sognare, eccetera, che a fare così agitazione,
incredibile. E siamo ancora, siamo già nel tempo dei tempi moderni, c'è ancora questa saggezza, rimane ancora qualcosa della saggezza passata. Allora dobbiamo recuperare questa vita contemplativa e anche trovare nella vita attiva le altre dimensioni che, come l'ha spiegato bene la Hannah Arendt, la praxis, la vita politica, vivere come cittadino nella città, e per questo si dovrebbe dedicare molto tempo. È vero che la vita democratica prende molto tempo, perché si deve fare instaurare un dibattito per sapere se facciamo una mega ponte sullo stretto di Messina o bien se invece creiamo dei piccoli posti di lavoro ovunque, come l'ha proposto bene l'amico Tonino Perna, piuttosto che sprecare miliardi, si potrebbe creare milioni di posti di lavoro. E poi, sì, allora per concludere, dobbiamo ritrovare la saggezza della lumaca, che è il nostro simbolo, la lumaca. Allora abbiamo preso la lumaca come simbolo della decrescita, non solo perché è il simbolo dello slow food dell'amico Carlo Petrini, e che lo slow food è il lato alimentare e culinare della decrescita, ma perché la decrescita, e questo l'ha spiegato bene Ivan Illich, è un bello testo, che la decrescita, come l'umanità ha sposato anche lei la ragione geometrica per costruire la sua casa. Si sa che la decrescita, la lumaca, Fabio Anelli, in rapporto al precedente, è come obbedisce a una ragione geometrica. E se lei, dopo la quarta, il quarto anello si ferma, e spiega Illich, torna indietro, perché se lei faceva un quinto anello, allora questo, il volume sarebbe 16 volte tutto e lei non potrebbe più, dovrebbe fare tutta la giornata a lavorare come noi, come dei pazzi, sempre di più, lavorare di più per guadagnare di più, di meno. E allora lei torna indietro. Allora è una buona lezione che la lumaca ha questa saggezza che abbiamo perso, è il senso della misura. Dobbiamo ritrovare, e questa è la saggezza di base della decrescita, ritrovare il senso dei limiti, perché siamo condannati a vivere in un mondo limitato. E allora in un mondo limitato, un progetto basato sulla matematica esponenziale non va bene. Dobbiamo ritrovare la saggezza della biologia, perché le piante, gli organismi, sì, conoscono la crescita, ma non la crescita infinita. Crescono, poi arrivano a maturità e poi declinano e muoiono. Gli economisti, quando hanno preso questa metafora della biologia, Darwin, si sono dimenticato che anche l'organismo economico non può crescere all'infinito. Gli alberi non crescono fino al cielo, quando si tenta di farlo c'è subito un momento di crisi e si crolla. Grazie.